Buonasera a tutti, benvenuti. Mi è stato chiesto di presentarvi la figura e il lavoro di Angus Deaton, che è il premio Nobel per l'economia di quest'anno. Per me è un piacere fare questo perché il suo lavoro ha contribuito tantissimo alla mia formazione scientifica e alla metodologia con cui io faccio ricerca adesso. È un personaggio che io stimo molto, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista dei suoi contributi all'economia, e la cosa che mi auguro è quello di trasmettervi un po' di questa stima che io ho nei suoi confronti. Allora, ho pensato di organizzare questa presentazione innanzitutto dicendo chi è lui dal punto di vista della sua biografia, perché penso che conoscere una persona sia importante per capire il tipo di lavoro che ha fatto. Poi vedremo brevemente i grandi temi di cui si è occupato e poi approfondiremo in particolare i tre contributi principali, o meglio le tre aree principali a cui ha contribuito e per le quali il comitato del premio Nobel ha specificamente indicato le ragioni dell'attribuzione del premio. Allora, chi è Angus Deaton? Angus Deaton nasce nel 1945 a Edimburgo, quindi ha fatto 70 anni adesso il 19 di ottobre, e ha delle origini familiari molto umili. Suo padre era un minatore dello Yorkshire, aveva un grande desiderio di studiare, ma a quel tempo lui non poteva farlo, e per cui è stato minatore per un po' fino alla guerra mondiale. È stato arruolato nelle truppe per la seconda guerra mondiale, ma è stato congedato per un episodio di tubercolosi. È tornato in Scozia a lavorare e ha cominciato a lavorare come fattorino per una ditta di ingegneri civili, e conoscendo questi ingegneri e la sua passione di studiare, ha voluto nel tempo impegnarsi per diventare ingegnere lui stesso, e nel tempo ce l'ha fatta perché prima si è diplomato e poi si è laureato come ingegnere civile, per cui ha un po' trasmesso questa passione per lo studio al figlio. Dall'altra parte la madre anche era di origini molto umili, era la figlia di un falegname. Angus, quando parla di lei, dice che era molto brava nel raccontare storie e favole a loro quando erano piccoli, ma non condivideva tantissimo la passione perché i figli studiassero che aveva il padre. Però per fortuna nostra e di Angus, la passione del marito ha prevalso nella famiglia e sono riusciti a preparare Angus per poter accedere a quella che era la miglior scuola privata di Edimburgo a quel tempo, scuola superiore, Fettes College. Era costosissima, per cui una retta annuale costava molto di più del salario annuale del padre, quindi non avrebbero mai potuto permettersela. Però grazie a delle lezioni private di insegnanti del tempo, Angus riesce ad avere una borsa di studio. È l'unico di due studenti che in quell'anno riescono a entrare in questo prestigioso college grazie all'aver vinto queste borse di studio. Quindi questo dice da un lato che aveva le capacità per farlo e dall'altro che era interessato a farlo. Entra nel college a 13 anni, il college era un college veramente in cui la qualità della preparazione era altissima, e la maggioranza di chi finiva quel college lì veniva poi mandato nelle università o di Oxford o di Cambridge per continuare gli studi. Non erano generalmente gli studenti a scegliere, ma era il college stesso che decideva dove potevano andare. E per quanto riguarda Deaton, viene mandato a Cambridge, al Fitzwilliam College, non tanto per delle ragioni accademiche o scientifiche, ma principalmente perché lui era un bravo giocatore di rugby e il Fitzwilliam College aveva bisogno di giocatori di rugby, quindi per una ragione assolutamente casuale lui finisce a Cambridge.
e all'inizio si iscrive, o meglio, inizia gli studi nell'ambito della matematica. Molto presto abbandona lo studio della matematica, perché, come descrive lui i suoi professori di matematica dell'università di quel tempo, è una cosa terrificante. Li descrive un po' come delle mummie, delle persone che non sapevano assolutamente trasmettere nessun interesse per la materia, e abbandona anche il rugby perché era troppo competitivo e troppo violento per i suoi gusti. Non sa bene cosa fare, cerca per un po' di diventare un filosofo della scienza senza molta fortuna, perché il suo tutor gli dice subito: no, meglio che fai altro. E quindi per un po' di tempo comincia a non saper bene cosa fare, a perdere tempo, a fare insomma la vita di uno studente che non studia tanto, diciamo così, finché a un certo punto il suo college gli dice: caro amico, o decidi di fare qualcosa oppure torni a casa tua. E la cosa interessante che racconta lui stesso è che il tutor che gli pone questo out gli dice: vabbè, uno come te l'unica cosa che può studiare è economia. E quindi lui si trova di fronte a questa scelta tra studiare economia o tornare a casa, e lui stesso dice che principalmente per non dare un dispiacere a suo padre accetta di stare lì e di studiare economia. Quindi Lara non aveva nessuna passione per l'economia, ma è come una scelta di rispetto a tutto quello che suo padre aveva fatto per farlo arrivare lì. Gli studi universitari di quel tempo erano molto diversi da adesso, non c'erano lezioni obbligatorie. Quello che di solito facevano gli studenti, la cosa fondamentale, era leggere articoli e libri su diverse materie e scrivere delle brevi relazioni che poi venivano lette e discusse insieme a dei tutor specificamente indicati. E facendo questo Angus comincia a trovare, da un lato, che alcuni libri di economia che legge gli interessano tanto, dall'altro vede che riesce a scrivere sia con chiarezza che con soddisfazione personale, però tutte e due queste cose non generano ancora un suo interesse specifico per la materia. In ogni caso, per questa sua abilità nella scrittura di queste relazioni e questo suo minimo interesse, riesce a laurearsi in economia nel 67, quella che adesso chiameremo una laurea breve, 3 anni, e subito dopo va a lavorare presso la Banca d'Inghilterra, quindi della carriera accademica non è assolutamente nei suoi pensieri. Il problema è che l'ambiente di lavoro alla Banca d'Inghilterra in quel tempo era molto difficile per i laureati, sostanzialmente ce n'erano ancora pochi, la banca stessa non sapeva cosa fargli fare, e quindi lui si trova molto male, e nello stesso tempo ha la sua fidanzata, che poi diventerà sua moglie, studia psicologia a Cambridge, quindi lui cerca di tornare a Cambridge, e in questo lo aiuta il suo ex tutor, Jack Ravel, che riesce a farlo accettare a Cambridge con un contratto di assistente alla ricerca, o assegnista di ricerca, adesso si direbbe, in un progetto sulla misurazione della ricchezza nazionale. Quindi il suo primo tipo di lavoro di ricerca è un lavoro che riguarda problemi di misurazione, quindi di dati. E questo è molto importante, perché poi l'attenzione ai dati in Deaton diventa una delle questioni fondamentali. La cosa interessante è che quando lui stesso descrive questo, come è finito a fare il professore di economia, dice che così come era finito a studiare economia all'università semplicemente casualmente, cioè c'era finito dentro per delle questioni casuali, nello stesso modo è finito a fare l'economista
altrettanto in modo casuale, e a quel tempo era semplicemente qualcosa che lui doveva fare per guadagnarsi da vivere. Quindi non è uno che nasce con una passione infinita per l'economia. La cosa interessante è che appunto le occasioni che uno incontra nella vita determinano poi anche tutto il percorso che fa, e quando il suo tutor lascia Cambridge per andare nel Galles, lui finisce per lavorare dentro un gruppo di ricerca che era guidato da Richard Stone. Richard Stone è un grande anche economista che ha preso il premio Nobel per l'economia nel 1984. Era uno molto interessato ai problemi di misurazione. Il premio Nobel gli è stato dato per i contributi che aveva dato alla creazione dei sistemi di contabilità nazionale e alla base empirica che questi avevano dato per tutto il lavoro successivo. E quindi nel rapporto con questo suo maestro, diciamo così, lui comincia a interessarsi sempre di più ai problemi riguardanti la misurazione dei fenomeni economici e la raccolta dei dati. La cosa interessante è che la passione per fare il professore di economia gli viene proprio dal rapporto con questo Richard Stone, in particolare dall'amicizia che nasce tra i due. Lui era un giovane ricercatore e era assolutamente stupito del fatto che questo grande professore gli avesse concesso la sua amicizia, non capiva bene perché, però lui aveva cominciato a invitarlo a casa sua, e a casa di questo Stone, era una casa in cui c'erano spesso cene, discussioni di problemi di economia del tempo. E quindi lui comincia a entrare in questa cerchia familiare e sociale di questo professore, e comincia, la cosa interessante è che qui, per il rapporto con lui, comincia a desiderare di avere quel tipo di vita per sé. Quindi il desiderio e la passione per, diciamo, fare il professore universitario, occuparsi di queste cose, nasce in questo periodo qua. E nasce chiaramente legata anche al tema e alla modalità di lavoro che questo professore aveva, quindi ai temi di misurazione dei fenomeni economici e all'importanza di legare la teoria alle evidenze empiriche. Nel frattempo, grazie a una modifica del regolamento dell'Università di Cambridge, secondo la quale chi faceva ricerca dentro l'università poteva presentare i risultati della sua ricerca per avere il titolo di dottore di ricerca, riesce ad avere il titolo di dottore di ricerca nel 1974 con un lavoro sui sistemi di domanda, che vedremo dopo è il primo dei contributi per cui gli è riconosciuto il premio Nobel. Quindi diventa alla fine del 1965 diventa professore di econometria, quindi di misurazione dei fenomeni economici, nell'Università di Bristol. E lui stesso dice che questa decisione di spostarsi a Bristol era nata dal fatto che lui era stato per tanti anni a Cambridge, ormai aveva imparato quello che quella università poteva dargli. Nel frattempo, nello stesso anno, sua moglie era morta per un cancro al seno e aveva due figli piccoli con meno di 5 anni, per cui lui stesso dice era il momento in cui io dovevo fare un passo ulteriore nella mia vita, e quindi si sposta a Bristol come professore di econometria. In una conferenza in Italia, ad Urbino, in quegli anni lì, incontra Schoenfelter, che era un professore americano che lavorava a Princeton, che lo invita ad andare lì un anno come visiting, e lui accetta, va e si trova molto bene per l'ambiente che in quel tempo Princeton rappresentava, quindi tutti i possibili incontri con persone che si occupavano di analisi dei problemi economici. Quando torna dopo quell'anno lì a Bristol per continuare il suo lavoro, in realtà è un periodo in cui, anche a seguito dei tagli che Margaret Thatcher aveva
fatto ai fondi pubblici per le università cominciano ad avere, inglesi cominciano ad avere dei problemi di finanziamento, i fondi per la ricerca sono pochi e quindi pochi anni dopo, nell'83, per un'offerta che riesce ad avere a Princeton, lui decide di trasferirsi in America dove vede una maggior possibilità di sviluppare la sua attività di ricerca, e dal 1983 starà sempre a Princeton fino adesso, dove ancora lavora. Quindi diciamo che tutto il suo lavoro, quindi è un personaggio che ha dovuto affrontare fatiche per arrivare dove è arrivato, e che però è stato, come dire, accompagnato da una serie di incontri che la vita gli ha offerto attraverso quelle persone che ha incontrato e che lui ha saputo, diciamo, sfruttare. E questo dice, può aiutare a capire, come dire, da un lato la serietà che lui mette nel lavoro che fa, dall'altro anche il fatto che non ha un unico tema di ricerca. Generalmente i Nobel vengono dati per una grande scoperta. Allora lui stesso dice, ma io non ho fatto nessuna grande scoperta. Per cui in realtà il premio Nobel gli è stato assegnato più per l'insieme dei contributi che lui ha dato e che hanno avuto ripercussioni su tantissimi aspetti della microeconomia, macroeconomia e dell'economia dello sviluppo, più che per un singolo lavoro. E questo è dovuto proprio al tipo di percorso anche personale che ha fatto nei primi anni di studio e poi successivamente. Come ho appena detto, se dovessi dire di che cosa si è occupato Ditton, direi di tantissime cose e anche apparentemente molto diverse tra loro. Se voi guardate le sue pubblicazioni trovate delle cose che riguardano cosa spiega le fluttuazioni del prezzo del rame a livello mondiale, insieme al rapporto tra salute e reddito, che apparentemente non hanno niente in comune. In realtà qualcosa in comune c'è, perché il tema principale, diciamo, che lega tutto il lavoro di Ditton è il suo interesse per il benessere individuale. Benessere che all'inizio è il benessere materiale, quindi legato ai livelli di consumo. Le fluttuazioni del prezzo del rame determinano i livelli di consumo e i redditi nei paesi in via di sviluppo in modo molto forte, questo determina il benessere delle famiglie, e la cosa che lega questi due aspetti è esattamente il suo desiderio di capire come certi fenomeni influenzano il benessere individuale e come quest'ultimo è legato ai comportamenti che le persone decidono di avere. La scelta poi dei temi specifici non è mai una scelta, come dire, pianificata in anticipo, ma è sempre una scelta che è legata agli incontri che fa. Lui stesso racconta, come vi ho appena detto, dell'importanza fondamentale che ha avuto il rapporto con Richard Stone, ma poi a Cambridge ancora incontra Terence Gorman, che è uno che si è occupato di funzioni di utilità, John Muhlbauer, che è il suo coautore nel primo grande contributo per cui gli viene riconosciuto il Nobel, che poi vediamo, Martin Browning, che si è occupato di analisi dei dati e con cui sviluppa una certa metodologia per usare le indagini rappresentative a livello familiare, e così Aschenfelter, Campbell, insomma tutta la serie di persone che lui stesso nomina, fino ad Anne Case. Anne Case è l'attuale sua moglie, che si occupa di salute pubblica e con la quale stanno facendo diversi lavori appunto sul nesso tra salute e condizioni economiche. Quindi da un lato tutti questi incontri che gli suscitano interesse su vari temi, dall'altro la sua curiosità e passione personale. Quando lui dice come lui decide di cosa occuparsi, dice sempre che a lui piace giocare con i dati e i modelli, cioè gli piace
guardare i modelli, trovarne delle implicazioni, vedere se i dati le supportano o no, fino a quando trova qualcosa che lui non capisce. Allora, quando trova qualcosa che lui non capisce, dice la maggioranza delle volte è perché non capisco e quindi devo studiare, ma alcune volte si tratta di veri e propri punti che vengono chiamati paradossi, in cui c'è un qualcosa che non torna tra la teoria e i dati e che diventano dei problemi economici interessanti da affrontare, e uno di questi, lo vedremo dopo, è chiamato proprio paradosso di Deaton e è uno degli altri temi per cui gli viene riconosciuto il Nobel. Quindi diciamo che non è un pianificatore, è uno che segue gli incontri che fa, le curiosità che ha, e soprattutto è sempre un entusiasta. Quando lui parla di sé dice che la cosa più bella è che la cosa di cui si sta occupando adesso è sempre la cosa che più gli interessa e più gli è mai interessata. Quindi è, da questo punto di vista è uno molto giovane nel modo con cui lavora e che trasmette questa passione. Allora, velocemente, se un breve elenco dei problemi che lui affronta nel corso della sua ricerca è, innanzitutto, diciamo che la parte principale sono i comportamenti di consumo delle famiglie, sia nei paesi sviluppati che nei paesi in via di sviluppo, sia dal punto di vista statico, che vuol dire comportamenti di consumo in un certo periodo di tempo, sia dinamico, che vuol dire come si evolve il consumo nel tempo, come si decide quanto consumare, quanto risparmiare. Un altro problema che lui affronta è la relazione tra comportamenti individuali, quindi a livello micro, e la conseguenza dell'insieme di questi comportamenti per il sistema economico nel suo complesso, cioè a livello macro, e qua ci sono tutti i problemi di come aggreghiamo, sono denoti come problemi di aggregazione, come si mettono insieme tutti i dati individuali per arrivare a spiegare gli andamenti, ad esempio, del consumo a livello nazionale. Poi si è occupato di misurazione e analisi della povertà nei paesi in via di sviluppo e, più in generale, più nell'ultima parte della sua vita, del nesso tra benessere, sia oggettivo, quindi misurato attraverso certe condizioni materiali o certe condizioni di salute o certe condizioni di istruzione, sia soggettivo, quindi la percezione che ciascun individuo ha del suo, o della soddisfazione rispetto alla sua vita, o delle emozioni di felicità o non felicità che prova, e alcune altre variabili, alcune sue determinanti, come appunto la salute, il reddito. Ciascuna di queste, poi dirò qualcosa velocemente nella parte in cui faccio l'approfondimento. In questi problemi, quali sono le principali innovazioni di tipo di metodologico che lo introduce? Allora, innanzitutto, come vi ho detto prima, siccome la sua formazione di base è misurazione dati, il primo grande contributo che dà è la sottolineatura insistente dell'importanza di come noi specifichiamo empiricamente i modelli, e in particolare della necessità di trovare delle specificazioni empiriche che permettano, che siano sufficientemente generali e flessibili, che permettano di vedere se la teoria che abbiamo in mente funziona o no. E come vedremo, perché ci sono alcune specificazioni che in realtà già implicano che la teoria non funzioni, no? Quindi lui ha un'attenzione enorme al fatto di quali sono le equazioni che poi noi cerchiamo di stimare nei dati. La seconda innovazione è quella di non considerare le serie aggregate come generate da un individuo rappresentativo, ma l'importanza di partire dai comportamenti individuali anche per le analisi tipo macro, quindi andare oltre quelle che sono i comportamenti medi e considerare invece l'aggregazione dei singoli individui.
ha dato in tantissimi contributi per quanto riguarda i sistemi di raccolta dei dati, in particolare il disegno delle indagini campionarie e le metodologie di uso di questi dati. Vedremo dopo una metodologia specifica che lui ha sviluppato, che è molto importante per l'analisi empirica. L'ultima innovazione, ma che penso sia la cosa a cui lui tiene di più, è la continua sottolineatura dell'importanza di valutare con attenzione il nesso tra una teoria con cui noi vogliamo spiegare un certo fenomeno e l'insieme delle evidenze empiriche che abbiamo rispetto a quella teoria. Molto spesso i ricercatori si accontentano di verificare uno o l'altro degli aspetti di una teoria, invece la cosa che lui fa è sempre quello di cercare di derivare tutte le implicazioni di una teoria dal punto di vista teorico e anche di guardare tutte le evidenze empiriche che si legano a quella teoria e cercare di vedere se l'insieme, anche se qualcuna di queste evidenze supporta la teoria, lui dice noi dobbiamo avere un meccanismo, se vogliamo capire qualcosa delle dinamiche economiche, noi dobbiamo innanzitutto avere una teoria, cioè avere una conoscenza dei meccanismi che le generano e vedere se l'insieme dei dati che abbiamo supporta questo meccanismo, l'ipotesi di questo meccanismo oppure no. Direi che questa è, diciamo, la cosa a cui veramente più lui è interessato. Perché cosa gli è stato dato il Nobel? Il Nobel gli è stato dato per i suoi contributi su consumo, povertà e benessere. Allora, quest'ultima parte della presentazione voglio entrare un po' più nel dettaglio di questi contributi. Il primo di questi contributi riguarda l'analisi dei consumi delle famiglie, in particolare i sistemi di domanda. Cos'è un sistema di domanda? Un sistema di domanda è un sistema in cui le quantità acquistate dei diversi beni e servizi, alimentari, abbigliamento, trasporti, eccetera, eccetera, sono specificate come una funzione, cioè quindi abbiamo quantità di alimentari uguale una funzione di prezzi degli alimentari e di tutti gli altri beni e del reddito e di altre variabili come la composizione familiare, il livello di istruzione, eccetera. Allora, uno dice, vabbè, e a cosa serve conoscere la relazione tra quantità domandate, prezzi e reddito? Quindi la prima cosa che voglio farvi capire è qual è la rilevanza del problema cui si cerca di rispondere sviluppando dei sistemi di domanda. Conoscere l'impatto dei prezzi sulle quantità domandate è fondamentale per valutare tutte le politiche che implichino delle cambiamenti delle imposte sui beni. Qualsiasi politica che implichi un cambiamento dell'IVA su certi beni o delle accise su certi beni, per capire che possibili effetti hanno sia sulle quantità che poi vengono scambiate di quei beni lì o di altri beni nel sistema, sia sul benessere delle persone, per sapere questo occorre avere un'idea di come i prezzi, una variazione dei prezzi influenza la variazione delle quantità. L'altro aspetto per cui avere un sistema di domanda specificato correttamente è fondamentale è trovare delle misure di inflazione. A tutti noi, apriamo la televisione, vediamo che ci dicono l'inflazione quest'anno è stata del 2%. Che cosa vuol dire? Vuol dire che hanno costruito un indice dei prezzi che aumenta del 2%. Ma come è costruito questo indice prezzi? Come lo dobbiamo costruire? Se noi vogliamo che questo indice rifletta il costo della vita, quello che noi consumiamo non è uguale da un anno all'altro. Quindi come noi usiamo le quantità nella costruzione degli indici dei prezzi è decisivo per definire di quanto è aumentato il costo della vita da un anno all'altro. Per questo è fondamentale conoscere e avere delle stime dei sistemi di domanda. Chiaramente avere delle misure corrette dell'inflazione è fondamentale se noi poi vogliamo adeguare
i redditi, per esempio, dei lavoratori all'inflazione stessa, perché non ha senso avere delle misure che fanno adeguare i redditi se queste misure sovrastimano o sottostimano l'inflazione. Dall'altra parte è fondamentale anche per determinare come compensare le famiglie per grosse variazioni dei prezzi. Per esempio, uno dei problemi grossi che c'è stato nel 2008-2009 è stata questa esplosione dei prezzi dei beni alimentari nei paesi in via di sviluppo. E una delle problematiche più grosse che c'era era: ma quale trasferimento di reddito sarebbe necessario per compensare queste famiglie per l'effetto di queste enormi variazioni dei prezzi? Ecco, per poter rispondere a questa domanda dobbiamo sapere l'effetto che i prezzi hanno sulle quantità consumate e come queste si legano al benessere individuale. Infine, dico infine perché è l'ultimo grosso problema, poi ce ne sono molto altri che non ho menzionati, conoscere questi sistemi di domanda è altrettanto fondamentale per poter confrontare il reddito, o meglio il livello del benessere di una famiglia di una certa composizione, ad esempio una famiglia che abbia due adulti, con il reddito di una famiglia che abbia una diversa composizione, ad esempio un adulto e due bambini. Allora, se io devo dire una politica pubblica che assegna un certo beneficio a seconda del livello di reddito familiare, devo poter avere delle misure che mi permettano di confrontare famiglie con una diversa composizione. Ecco, per poterlo fare, quindi per poter costruire quelle che in senso tecnico si chiamano scale di equivalenza, cioè dei coefficienti che cambiano il reddito di una famiglia a seconda della sua composizione, devo poter avere alla base una stima del sistema di domanda. Quindi sono problemi di politica economica molto rilevanti, quindi riuscire a avere una specificazione di un sistema di domanda che rappresenti correttamente l'effetto dei prezzi e del reddito sulle quantità è fondamentale. Allora, vediamo che cosa ha fatto Deaton. Innanzitutto, per capire cosa ha fatto, dovete capire che, come ho detto prima, un sistema di domanda è un insieme di equazioni matematiche. Un'equazione matematica è una cosa, cioè quantità uguale una certa funzione di prezzi e reddito e altre variabili. Quindi noi scriviamo queste equazioni, è sistema perché c'è un'equazione per l'abbigliamento, un'equazione per i trasporti, un'equazione per il vestiario, eccetera, eccetera. Poi si prendono i dati che vengono dalle indagini alle famiglie e si cerca di usare questi dati per determinare la dimensione quantitativa dell'effetto dei dati sulle quantità. Io specifico una funzione, uso dei dati per stimare i coefficienti di questa funzione. Questi coefficienti, questi parametri, mi dicono, per esempio, se un aumento del prezzo degli alimentari del 10% fa ridurre la quantità acquistata del 3, del 6, dell'8%, ok? Per poterlo dire di quanto ho bisogno dei dati, ma ho bisogno anche di certe forme matematiche. Allora, quali sono i problemi? I problemi sono che in base a quale forma matematica io do a queste equazioni, i risultati che ottengo dagli stessi dati sono diversi. Quindi non è indifferente che tipo di forma matematica io voglio stimare. Il secondo problema è che la teoria in sé è molto generale, quindi non arriva alla specificazione della forma matematica. Se io uso una certa forma matematica, può sembrare che la teoria non funzioni, ma solo perché quella forma impone un comportamento più vincolato di quello che in realtà è previsto dalla teoria. Quindi in base alla forma che uso posso dire questa teoria non funziona, ma in realtà non è la teoria che non funziona, è proprio la specifica equazione che ho usato io che non va bene. Per esempio l'ho fatta lineare, invece dovevo farla quadratica, adesso per chi ha fatto matematica forse mi capisce. Allora, cosa c'era nei sistemi di domanda prima di Deaton, quindi fino ai primi anni 70?
il sistema di domanda più usato era noto come sistema di domanda lineare. Linear Expenditure System era un modello in cui le quantità di acquistate di beni e servizi dipendevano in modo lineare dal reddito. Lineare cosa vuol dire? Vuol dire che se il reddito aumentava di 100 euro, la quantità domandata degli alimentari aumentava del 20%, e questo 20% rimaneva lo stesso sia per le famiglie che hanno 1000 euro di reddito, sia per le famiglie che ne hanno 6000. Okay? Questa percentuale non cambiava al cambiare del reddito. Questo dipendeva proprio dalla forma dell'equazione che era stata fatta. Chiaramente Deaton cosa fa, e questa è un po' tutta la sua prima parte, il suo lavoro di dottorato e i suoi primi anni di ricerca, comincia ad accorgersi che quel sistema di domanda lineare aveva delle implicazioni che non avevano senso né per la teoria né per l'intuizione. Quindi comincia a dire, vabbè, c'è qualcosa che non va, non tanto nella teoria, ma nell'equazione che stiamo usando. Allora fa un lavoro in cui confronta diversi sistemi di domanda che erano conosciuti allora e comincia a dire, no, stiamo attenti, perché la ragione per cui questi sistemi non ci danno delle stime corrette, le ragioni sono principalmente due. Uno, sono il tipo di equazioni che stiamo usando, quindi dobbiamo cambiare le forme funzionali che mettiamo nel sistema. Secondo, perché allora c'erano quasi tutte le analisi empiriche erano basate su dati aggregati, quindi su dati di contabilità nazionale, perché le indagini che raccoglievano, che andavano dalle famiglie a chiedergli quanto avete consumato, eccetera, che reddito avete, così, erano ancora molto rare. Quindi c'erano pochissimi dati micro. Quindi questi sistemi di domanda venivano stimati usando dati aggregati, e lui comincia a dire, attenzione che abbiamo questi due problemi, tipo di equazioni, e questa teoria è stata sviluppata per spiegare dei comportamenti individuali, non l'aggregato, quindi noi dobbiamo cercare di avere dei dati individuali. Allora, qual era la sfida a questo punto, avendo colto quali erano i problemi? La sfida più grande era quella di trovare una specificazione di questi sistemi di domanda che fosse sufficientemente generale, flessibile, okay, che non imponesse una relazione lineare, ma che imponesse una relazione sufficientemente flessibile per poter descrivere in modo robusto i comportamenti di consumo e testare la teoria, ma dall'altro noi non possiamo usare forme funzionali. Le forme funzionali più flessibili sono anche quelle più complesse. Okay, ma siccome li dobbiamo poi stimare su dei dati, dobbiamo anche bilanciare il trade-off tra la complessità della forma funzionale che abbiamo e il fatto che poi ci dobbiamo mettere dei dati. Quindi la sfida era quella di trovare un sistema che fosse sufficientemente flessibile ma abbastanza semplice da essere stimato sui dati e poter essere utilizzato per fare delle previsioni. E questo è il primo grande contributo per cui gli è stato dato il premio Nobel, e è che insieme a John Muhlbauer lui elabora quello che è noto come Almost Ideal Demand System, cioè il sistema di domanda quasi ideale. È stato elaborato nel 1980 e è alla base di tutto il lavoro di stima del sistema di domanda da lì in poi. È stato modificato successivamente introducendo nuove flessibilità, però con modifiche al margine. Okay, questo sistema che loro hanno elaborato ha tolto la linearità della relazione tra quantità e reddito, quindi ha permesso alla frazione di reddito che veniva data ai diversi beni di cambiare a seconda del livello di reddito. È abbastanza facile da stimare, adesso non vi ho messo qui le equazioni se no vi spaventavate, però è qualcosa che ha costituito, dal libro che hanno scritto Deaton e Muhlbauer nel 1980 su tutta l'analisi del consumo, in particolare sui sistemi di domanda, è un libro su cui ho studiato io, che ho fatto
il dottorato a metà degli anni 90, quindi 15 anni dopo che l'avevano scritto. È un libro che ancora io consiglio ai miei studenti di dottorato quando devono studiare queste cose. Quindi diciamo che questo contributo che loro hanno dato è stato alla base della misurazione del benessere materiale, quindi basate sul consumo, di tutti gli anni successivi. Il secondo grande tema, sempre legato al consumo però, che forse è ancora più rilevante del primo, o meglio, no, non saprei dire quale è il più rilevante, comunque il secondo grande tema è: un sistema di domanda mi dice come io distribuisco la spesa totale che ho deciso di fare quest'anno tra i diversi beni e come i prezzi del reddito la influenzano. Ma c'è un problema legato che è: ok, ma io come decido quanto spendere oggi e quanto risparmiare del mio reddito? Cioè il problema legato è il problema dinamico, cioè io ho un reddito oggi, devo decidere quanto dedico al mio consumo oggi e quanto risparmio, oppure quanto prendo a prestito, perché posso anche prendere a prestito. Innanzitutto cerchiamo di capire perché sono rilevanti queste domande. La cosa per cui, diciamo, l'aspetto per cui sono più rilevanti è il fatto che permettono di, la risposta a queste domande è fondamentale per permettere di disegnare politiche di stabilizzazione del ciclo economico che siano efficaci. Per esempio, siamo in crisi, ok? Tutti dicono, vabbè, bisogna stimolare i consumi. Come stimoliamo i consumi? Diamo del reddito alle famiglie. Ma se noi diamo del reddito alle famiglie, stimoliamo veramente i consumi? Dipende da come le famiglie usano questo reddito, perché se le famiglie usano questo reddito per aumentare i loro risparmi, non c'è nessun effetto sul consumo aggregato, quindi non c'è nessun effetto di stimolo dell'economia. Quindi per poter disegnare delle politiche efficaci di stabilizzazione bisogna capire quali sono gli elementi che influenzano la decisione delle famiglie di consumare, risparmiare o prendere a prestito. Il secondo aspetto è che siccome i redditi futuri sono generalmente incerti, cioè sono soggetti a possibili shock, possono esserci spese impreviste, il reddito posso perdere il posto di lavoro, posso avere degli avanzamenti di carriera inaspettati, delle promozioni, oppure mi può essere chiesto, come è successo a molti per la crisi, di fare i contratti di solidarietà per cui il reddito si riduce in modo inatteso. Il problema è che spesso per rispondere a queste cose può essere più efficace trovare dei meccanismi di assicurazione del reddito anziché fare dei trasferimenti a pioggia a tutti, okay? Quindi capire questo tipo di problematiche è anche fondamentale per poter disegnare dei meccanismi di assicurazione che permettano di tenere alto il livello dei consumi e del benessere delle famiglie senza avere dei trasferimenti di reddito diretti. La terza tematica è per capire tutto l'impatto delle variazioni dei tassi di interesse sui consumi aggregati, il risparmio aggregato e quindi la possibilità anche di investimento. E ci sono una serie di altre cose, ma credo che queste siano le più rilevanti. Quindi che cosa si ipotizzava, che cosa si sapeva delle scelte intertemporali di consumo, diciamo fino agli anni, metà degli anni 70, 80. Allora, l'ipotesi principale degli anni 30, elaborata da Keynes, era un modello molto semplice in cui c'era l'ipotesi che gli individui consumassero una certa proporzione del loro reddito fissa. Io consumo sempre l'80% del mio reddito, ok? E il 20% lo risparmio. Poi sono stati sviluppati dei modelli da Modigliani e Friedman, che invece sono modelli noti come modelli del reddito permanente o modelli del ciclo vitale, in cui si è cominciato a dire no, nelle decisioni di consumo di oggi io non tengo conto solo del mio reddito di oggi, io tengo conto anche di quello che mi aspetto di avere in futuro, quindi tengo conto delle mie aspettative su tutto il flusso di reddito futuro. Quindi in particolare, se io mi aspetto che il reddito futuro
aumenterà e voglio un livello di reddito di consumo costante nel tempo, prenderò a prestito. Se mi aspetto che il livello di reddito diminuirà perché vado in pensione o perché altro, cercherò di risparmiare per avere dei consumi più alti quando avrò il reddito più basso. Quindi l'idea principale era: teniamo conto di tutti i redditi, o meglio, delle aspettative, di quello che io oggi so dei miei redditi futuri. Qual è il contributo che Ditton dà su questo? Allora, in Ditton, come ho detto prima, a Ditton piace andare dentro le implicazioni della teoria, no? E per capirla bene fino in fondo. Allora lui comincia a esaminare alcune implicazioni e dice: va bene, supponiamo che io oggi abbia una promozione che non mi aspettavo, che mi aumenta il reddito di 100 euro e so che questo aumento del reddito rimarrà per tutti i miei prossimi anni, cioè che ha natura permanente, non è un bonus che mi hanno dato quest'anno e l'anno prossimo non me lo danno più. Allora, se io dovessi, in base ai modelli di prima, cosa dovrei fare? Dovrei aumentare il consumo oggi, non solo dei 100 euro di bonus che ho preso, ma di più, perché quei 100 euro si ripartiscono poi su tutti gli anni futuri. Quindi, più gli aumenti di reddito sono permanenti, o le riduzioni sono permanenti, più il consumo attuale dovrebbe rispondere in maniera più che proporzionale a queste variazioni, cioè dovrei avere un aumento del consumo più grande di quello del reddito o una riduzione del consumo maggiore del reddito stesso. Il problema è, qui è il primo caso in cui si genera quello che è il paradosso di Ditton, in cui si dice: vabbè, effettivamente a quel tempo, vi ricordo, i dati erano principalmente aggregati, quindi lui prende l'analisi dei redditi aggregati e vede che effettivamente le variazioni di reddito hanno natura permanente, okay? Quindi stanno nel tempo. Però se poi andiamo a vedere quanto varia il consumo e quanto varia il reddito, in realtà il consumo varia meno del reddito a livello aggregato. Quindi questa cosa è in contrasto con le previsioni della teoria di prima, perché avrei dovuto trovare il contrario, e questo è quello che viene chiamato il paradosso di Ditton, che è stato sottolineato a metà degli anni Ottanta. In questo senso lui dà due contributi. Il primo è: attenzione che per capire il consumo intertemporale dobbiamo capire molto bene quali sono, come varia il reddito nel tempo, quindi quali ne sono le proprietà, se è permanente o transitorio. Secondo, attenzione perché ci può essere di nuovo un problema di dati macro. La teoria che io sto usando è una teoria che di nuovo spiega comportamenti individuali, non comportamenti aggregati. E qual è il problema? Il problema è questo, che se noi guardiamo i redditi individuali cambiano sia perché ci sono delle variazioni a livello macro che colpiscono tutti, la recessione di adesso è un esempio di questo, fa ridurre i redditi, c'è il blocco degli scatti dei dipendenti pubblici, questo coinvolge tutti, è uno shock uguale per tutti, ma ci sono anche degli shock specifici degli individui. È che questi shock specifici degli individui possono essere positivi per alcuni, negativi per altri. Quindi quando io sommo i redditi, più e meno si eliminano, comunque si riducono tantissimo, e quindi quando io vado a vedere come varia il reddito aggregato, tiene solo quello che è lo shock comune, quindi varia in modo molto più persistente del reddito individuale. Il reddito individuale è più ballerino, diciamo così, del reddito aggregato. E quindi lui dice: questo paradosso che io ho trovato è dovuto a questo effetto. Quindi io che cosa devo fare? Devo andare ad analizzare la relazione tra consumi e reddito prima che i consumi e i redditi vengano aggregati. Devo analizzarla tra il consumo di un individuo e il reddito di quell'individuo. Ok? Perché l'andamento del reddito individuale ha una ci sono variazioni del reddito che sono transitorie molto di più
che non il reddito aggregato. E quindi lui fa vedere che effettivamente se si usano i dati micro e se la sua seconda contributo, se si tiene conto che ci sono effettivamente dei vincoli di liquidità, che vuol dire che le persone non possono prendere a prestito tutto quello che gli piacerebbe prendere a prestito, tenendo conto di questi due fattori, di questi due elementi, effettivamente si spiega il paradosso. Perché è importante questa cosa? Non solo per il problema specifico sulla teoria del consumo intertemporale, ma perché ha avuto un impatto molto grande su tutta l'analisi macro, quindi su tutto il livello, su tutta la spiegazione dell'andamento dei consumi macro, perché ha detto attenzione, dobbiamo fare attenzione ai problemi di aggregazione, soprattutto non possiamo accontentarci di spiegare l'andamento delle medie, ma dobbiamo guardare le distribuzioni a livello individuale del consumo e del reddito. E questo fa sì che tutta l'analisi macro da lì in poi ha cominciato a basarsi su esplicitamente su comportamenti di tipo micro e su un'aggregazione esplicita. Seconda cosa, ha generato la ricerca di metodologie per avere dei dati con cui testare questa relazione tra consumo e reddito individuale nel tempo. In quegli anni lì, per testare questa cosa, io devo avere delle informazioni in cui ho chiesto allo stesso individuo quest'anno qual è il tuo consumo, qual è il tuo reddito, poi torno l'anno prossimo e gli richiedo qual è il tuo consumo, qual è il tuo reddito. Cioè io ho bisogno di dati che sono chiamati dati longitudinali, cioè devo seguire le stesse persone nel tempo per poter testare questa teoria. A quel tempo lì, indagini che seguissero, che andassero a intervistare le stesse persone ripetutamente per diversi anni, sostanzialmente c'era solo il PSID in America, cioè pochissimi. Allora lui che cosa ha fatto? Ha fatto in modo che di sviluppare una metodologia per cui io potessi usare quelle che sono chiamate cross-section, che vuol dire delle indagini in cui io vado una volta dalle famiglie e gli chiedo le loro informazioni su consumo e reddito, poi l'anno dopo vado da un altro campione di famiglie, che è molto più semplice. Come posso usare questi due dati che sono, si riferiscono a famiglie diverse, per fare delle analisi a livello micro di tipo longitudinale? E lui ha fatto vedere che siccome si possono individuare dei gruppi rappresentativi per anni di nascita, livelli di istruzione, insomma gruppi omogenei della popolazione, per cui io posso ricostruire i dati longitudinali non per un individuo ma per un gruppo di individui che sia nato in quell'anno, che abbia quel titolo di studio, eccetera eccetera. Salto un attimo perché sono già molto oltre il tempo, passo all'ultimo contributo, che è quello sulla povertà. Negli anni Ottanta la ricerca sullo sviluppo economico era principalmente a livello di tipo teorico, e di nuovo, come abbiamo visto finora in tutti gli altri punti, se c'erano lavori empirici erano di nuovo basati su dati aggregati. Se noi guardiamo com'è la ricerca sullo sviluppo economico adesso, abbiamo a disposizione una quantità enorme di indagini rappresentative a livello familiare nei diversi paesi in via di sviluppo. Questo permette di fare delle analisi molto più accurate dell'incidenza e dell'intensità delle povertà e capire come le famiglie povere rispondono a certi fattori. Ed Eaton ha avuto un ruolo fondamentale in questa trasformazione. Innanzitutto ha dato un contributo al disegno, cioè a come fare queste indagini, cioè che tipo di questionari devo fare e a come usare i dati di queste indagini. Per esempio, per quanto riguarda il disegno, una domanda fondamentale a cui queste indagini devono rispondere è: ma io devo fare più domande sul consumo o più domande sul reddito? Non è che io posso andare da una famiglia e star lì 3 ore a fargli la mia intervista, okay? Devo decidere di fare un questionario che abbia un numero di domande che renda l'intervista sufficientemente corta, e quindi devo decidere che cosa voglio chiedere. Il punto è: ma se io sono interessato a misurare la povertà, che cosa devo chiedere?
qual è l'indicatore migliore per il benessere, il reddito e il consumo? Allora, Dieton ha mostrato due cose. La prima è che in questi paesi il consumo è molto più facilmente documentabile da parte delle famiglie del loro reddito. Molte di queste famiglie hanno chiamiamola impresa tra virgolette agricola, quindi mangiano dei prodotti che loro producono, quindi sanno le quantità che consumano, ma non saprebbero mai dirvi qual è il loro reddito tra virgolette. Quindi in tutti questi paesi avere delle informazioni sul consumo sono molto più affidabili di quelle sul reddito, ma anche ha mostrato che il consumo è una misura del benessere migliore del reddito, sia perché in questi paesi c'è un altissimo livello di stagionalità del reddito, quindi a seconda di quando si va a fare l'intervista si potrebbero avere informazioni diverse, ma anche per i problemi di intertemporalità che abbiamo visto prima, che un reddito può essere risparmiato o non risparmiato, quindi qual è il mio livello di benessere materiale oggi è più rappresentato dal mio livello di consumo. Sull'uso di queste indagini ha dato dei contributi perché ha fatto vedere che con questi dati dettagliati si può andare oltre la misura della povertà basata semplicemente sul reddito e per esempio studiare la relazione tra reddito e calorie, la lascio lì per questioni di tempo. Si possono studiare problemi di discriminazione di genere all'interno della famiglia. Su questo, per esempio, la domanda era: ma i figli maschi sono favoriti rispetto alle femmine, in particolare nei paesi in via di sviluppo? È difficile rispondere a questa domanda, che dati dobbiamo avere? Allora, l'idea che ha avuto lui è quello di vedere di quanto variavano i consumi degli adulti quando nasceva un bambino. Okay, siccome la nascita di un bambino comporta delle spese per il figlio, la variazione, quanto viene dato al figlio, si può misurare usando la variazione del consumo degli beni per adulti, e lui ha visto che effettivamente la riduzione del consumo per gli adulti era uguale per maschi e femmine, quindi non c'è da questo punto di vista discriminazione alla nascita. Poi studi successivi hanno confermato questo risultato, ma hanno fatto anche vedere che invece la discriminazione c'è dopo, in particolare quando ci sono shock negativi di reddito. Quindi dicevo, per la povertà ha dato un contributo al disegno e all'utilizzo delle indagini campionarie e poi ha dato dei contributi molto grandi per quanto riguarda la misurazione stessa della povertà. Innanzitutto, come misuro la povertà tra famiglie di diversa composizione? Normalmente quello che la gente fa è prendere il consumo familiare, dividerlo per i membri familiari e dire cioè consumo pro capite. Il problema è che se i bambini consumano di meno degli adulti, usare questo metodo vuol dire sottostimare il livello di benessere delle famiglie numerose e sovrastimare quello delle famiglie poco numerose, con meno bambini. Loro la cosa che hanno mostrato è che effettivamente il consumo dei bambini è inferiore a quello degli adulti. Negli anni 80 in paesi in via di sviluppo era il 30-40%, quindi che bisogna usare il consumo pro capite non va bene quando voglio confrontare famiglie di diversa composizione. Poi ha dato un contributo molto tecnico, su questo non mi soffermo, però misurare la povertà vuol dire vorrebbe dire avere a disposizione dati su prezzi locali, perché è fondamentale quanto costa quanto costano i beni a livello locale per poter dire se e quanto è povera una famiglia, e soprattutto sulla qualità dei prodotti. Allora, questi dati non ci sono. Dieton ha mostrato che si possono usare le indagini campionarie e usare quanto viene speso per i beni diviso quanto viene consumato, che si chiama valore unitario, e ha sviluppato delle metodologie per cui noi possiamo correggere questi valori unitari per i problemi di misurazione e per la qualità, e quindi possiamo usarli come stima dei prezzi locali. È una cosa molto tecnica, ma per darvi l'idea del contributo,
questa cosa ha portato al fatto che a metà degli anni 2000 l'India ha rivisto le stime dei prezzi locali in base a questa metodologia, e questo ha portato a una revisione, a un aumento enorme della stima della povertà nelle zone rurali. Quindi questo per farvi capire come la metodologia che usiamo per stimare questi prezzi locali ha un impatto enorme sull'idea che abbiamo di quanti sono i poveri in una certa area. Ha dato dei contributi sulle divergenze tra dati nazionali e dati delle indagini campionari, adesso questo non mi fermo, mi voglio soffermare sull'ultimo, anche perché è uno degli ultimi dei contributi suoi più recenti, è quello che a me personalmente ha colpito di più negli ultimi anni, è che nel 2005 c'è stata una revisione della linea di povertà usata dalla Banca Mondiale, la famosa linea di povertà di un dollaro, che poi è diventata un dollaro e 25 per la revisione dell'inflazione, eccetera, eccetera. E a seguito di queste revisioni, le stime della Banca Mondiale hanno improvvisamente detto: no, nel mondo c'è abbiamo mezzo miliardo di poveri in più. Allora la gente ha cercato di capire perché questa revisione aveva portato questa esplosione enorme del numero dei poveri. E la spiegazione principale che era stata data era perché in quello stesso anno erano stati rivisti delle metodologie per misurare, per confrontare il potere d'acquisto nei diversi paesi. Okay? Io dico, linea di povertà, un dollaro al giorno, io devo poter saper dire quanto vale un dollaro nello Sri Lanka piuttosto che nella Repubblica Centrafricana, eccetera. Per questo io devo poter misurare il potere d'acquisto, quindi avere delle stime sui prezzi. C'è un programma enorme a livello internazionale che si chiama International Comparison Program, che raccoglie dati sui prezzi a livello mondiale per poter fare queste stime del potere d'acquisto. Siccome era stato fatto proprio nel 2005, uno dice, la spiegazione che avevano dato è perché abbiamo rivisto queste parità del potere d'acquisto. In realtà Deaton ha mostrato che non è vero, che non è stato per questa revisione, ma che è stato perché la Banca Mondiale ha cambiato i paesi che ha incluso nel calcolo della linea della povertà. Allora, l'idea della Banca Mondiale è: la linea di povertà assoluta è, prendiamo tutti i paesi che hanno un consumo medio aggregato inferiore a un certo livello, quindi i paesi più poveri a livello aggregato, vediamo quali sono le loro linee di povertà nazionali, facciamo una media, quella è la linea di povertà assoluta per tutto il mondo. Il problema è che, per esempio, l'India e la Cina, ma in particolare l'India, avevano un consumo medio aggregato più alto della soglia che aveva messo la Banca Mondiale, quindi non venivano contate nel calcolo di questa soglia della povertà. Però la loro soglia di povertà era più bassa della media di quella degli altri paesi con reddito, con consumo aggregato più alto. Quindi Deaton ha mostrato che in realtà questo mezzo miliardo di poveri in più c'è perché l'India è stata esclusa, la linea di povertà nazionale dell'India è stata esclusa dal calcolo della linea di povertà della Banca Mondiale. Quindi provocatoriamente ha detto: il mondo è diventato più povero perché l'India è diventata in media più ricca. Okay? Questo per far capire quanto è importante poi andare nel dettaglio dei problemi di misurazione. Ha dato altri... Questi sono, diciamo, fino a qui è quello per cui gli è stato dato il Nobel. Dico solo che i suoi contributi negli ultimi tempi sono legati a una visione del benessere più generale, in particolare il suo libro che è uscito di recente, La grande fuga, salute, ricchezza, origine e disuguaglianza, riguarda tutta la relazione tra reddito e salute, e per esempio cerca di rispondere a una domanda come questa: perché nei paesi poveri muoiono bambini che non morirebbero se nascessero in quelli ricchi?
tutti noi diremmo perché sono poveri, in realtà lui fa vedere che non è solo per quello. E poi si è occupato ultimamente, grazie all'incontro con e alle discussioni con Kahneman, che è uno psicologo, delle relazioni tra la valutazione soggettiva che io do del mio benessere e il livello del reddito. Mostrando che l'aumento del livello del reddito aumenta la soddisfazione per la vita, ma non aumenta le misure. Quando io chiedo a qualcuno sei felice o non sei felice, okay? Questa, diciamo, valutazione emozionale della felicità in un certo momento aumenta fino a un certo livello del reddito, ma non dopo. Ma per dire che ultimamente lui ha ampliato un po' la visione del benessere, cercando di includere sempre più dimensioni da un lato e cercando vari indicatori, tra cui gli indicatori del benessere soggettivi, cioè le valutazioni che ciascuno dà del suo benessere. Quindi, per concludere, cosa voglio lasciarvi detto? Secondo me Angus Deaton è uno dei maggiori microeconomisti viventi. Nelle giustificazioni, nelle parole di un membro del comitato per l'assegnazione del premio Nobel, dice: il lavoro di Deaton ha coniugato teoria e dati, ha anche coniugato comportamento individuale e risultati aggregati e ha aiutato la trasformazione della ricerca nel campo della microeconomia, macroeconomia ed economia dello sviluppo. Ma la cosa che vi voglio lasciare anche è che lui ha fatto tutto questo perché è un uomo che è entusiasta del suo lavoro e un ottimista. Se voi leggete l'intervista che ha rilasciato a Pacific Standard il 21 ottobre di quest'anno, poco dopo che gli era stato dato il Nobel, in questa intervista lui dice: io penso che il senso che le persone hanno, la volontà e il tentativo che fanno di migliorare le proprie condizioni e di trovare il proprio significato nella vita, questo è qualcosa che è radicato profondamente nell'essere umano e questo è la sorgente di tutto il progresso scientifico. È questa curiosità, questa volontà di essere felici e di stare meglio. Questo è qualcosa che non ci lascerà mai. E lui dice: non sono un ottimista nel senso che penso che non succederà mai niente di brutto, di cattivo, e cose terribili succedono, cose brutte a livello politico possono generare delle conseguenze terribili, ma c'è questa volontà che non andrà mai via di cambiare il mondo in meglio. E io penso che questo suo stima del desiderio delle persone di migliorarsi viene dalla sua esperienza personale, ma che è anche quello che gli ha permesso di dare tutti i contributi che ha dato. Adesso, se qualcuno di voi ha delle domande, se posso rispondo. Arrivederci. Se no andiamo tutti a cena. Una domanda. Sì. Sì. Ho chiesto se l'ha conosciuto personalmente. Sì, ho avuto la possibilità di conoscerlo a una conferenza, credo fosse di ECINEC, dell'Associazione per lo Studio della Disuguaglianza Economica, mi sembra, se non mi sbaglio, e avevo parlato con lui perché io in quel tempo
mi ero occupata di analisi dei paesi in via di sviluppo usando dei metodi qualitativi, che vuol dire interviste alle persone e così. Siccome lui è un appassionato di dati, gli avevo chiesto se lui avesse mai usato questo tipo di analisi e cosa ne pensasse delle analisi tipo qualitativo anziché quantitativo. E mi ricordo che lui mi aveva detto: no, ci ho provato, sono andato con mia moglie in Sudafrica a fare un po' di interviste, ma poi io non ci capivo niente e quindi sono ritornato a usare i dati che capisco di più. Quindi è uno molto semplice nel modo che ha di affrontare le cose e che non pretende di capire quello che non capisce. Dalla discussione che ho avuto con lui mi è risultato evidente che lui con i numeri si sente a casa sua e quando si esce un po' da lì ha come l'impressione di non capire a sufficienza. E poi avevamo parlato in particolare di questa metodologia che viene usata sempre di più negli studi di sviluppo, che i randomized control trials, quindi l'uso di questi esperimenti controllati per valutare se una cosa è efficace o no. E lui è molto critico sul fatto che questa metodologia sia l'unica metodologia con cui si danno delle risposte rispetto all'efficacia di certi interventi, anche perché per lui è fondamentale avere una teoria che possa individuare dei meccanismi, mentre queste tipologie di indagini non vanno a guardare i meccanismi, vanno solo a fare una prova empirica se una cosa funziona o non funziona, ma poi non sanno perché e quindi non sanno quando e come è replicabile. Quindi lui era anche molto critico rispetto a questo e avevamo discusso un po', ma era uno molto piacevole con cui parlare. Va bene, grazie per l'attenzione, buona serata.